Le prime giornate abbiamo iniziato con il Circolo d'Oro, che è questa parte vicina a Reykjavik, dove ci sono, diciamo, a livello iconico, iconografico, tre immagini che caratterizzano l'Islanda anche fuori, che sono appunto il geyser. Tra l'altro una delle tracce del disco, uno dei titoli di lavoro, era proprio Geyser, ma poi abbiamo deciso di non essere così citazionisti e referenziali proprio in quello che stiamo vivendo. Poi il brano è diventato Don't Skip, The Beautiful Things Always Happen at the End. La seconda tappa è stata quella delle cascate Gullfoss, che sono queste cascate imponenti che si trovano proprio vicino al geyser. Poi è stato il momento della cascata Skógafoss, che è questa cascata altissima, imponente direi. E la nostra sfida è stata quella di arrivare nel punto più vicino alla cascata. Poi è stato il momento di Vík. Vík è una città che si trova nella parte sud-centrale dell'Islanda. È una città con un'atmosfera incredibile, c'è questa scogliera pazzesca con queste tre rocce gigantesche che si stagliano nell'acqua, e credo che sia veramente un posto con un'atmosfera incredibile. Viverlo all'alba che viverlo al tramonto è stata un'esperienza unica.